anche la mascherina. Ciao a tutti e tutti, io sono uno studente del coordinamento studenti Tsunami. Oggi siamo scesi da Milano con il coordinamento precario della scuola autoconvocati perché riteniamo fondamentale che tutti si mobilitino insieme per ottenere una scuola sicura per insegnanti, studenti e studentesse e tutto il personale ATA. Durante i mesi di lockdown la scuola è stata abbandonata a se stessa, portando così alla luce problematiche già presenti da anni. Vogliamo che la scuola torni a essere una priorità al centro del dibattito pubblico. È necessario mobilitarsi tutti e tutti. Anni di tagli e controriforme a opera di governi, sia di destra che di sinistra, hanno distrutto la scuola pubblica. Questo a partire dalla riforma Gelmini, che nel 2008 ha messo in atto enormi tagli dei fondi e dell'organico della scuola pubblica, aumentando il divario tra pubblico e privato. Questo processo di smantellamento della scuola pubblica è proseguito con la riforma Buona Scuola del 2015, che ha aperto la scuola ai privati con l'alternanza scuola-lavoro. Un'attività che non vuole essere educativa, ma ha solo obiettivo di abituare studenti e studentesse al mondo del precariato, della mala funzionalità del lavoro d'oggi e allo sfruttamento. È necessario che all'interno della scuola sia tutelato il nostro diritto alla salute. Devono essere messe in sicurezza le strutture scolastiche già presenti, spesso pericolanti, che minacciano l'incolumità di chi vive la scuola tutti i giorni. Deve essere inoltre ripensata l'organizzazione delle singole classi, in primis eliminando le cosiddette classi pollaio, ovvero classi con troppi alunni che rendono difficile lo svolgimento delle lezioni, anche per gli insegnanti, che non possono rispondere e valorizzare le attitudini di ogni singolo studente e studentessa, creando così un meccanismo di selezione degli studenti che risultano più bravi. È vergognoso che il governo e l'amministrazionina si siano preoccupati di pensare alla ripartenza a settembre in termini di cambiamento degli arredi, come ad esempio i tanto citati banchi con le rotelle, ma non abbiano deciso di intervenire sulla scuola con interventi strutturali, anche aumentando le strutture urbane stesse destinate a scuole. Infine vogliamo che la scuola non sia luogo di sfruttamento di nessuno. Per questo chiediamo l'assunzione di tutti i precari e le precarie della scuola, come previsto dalla direttiva europea numero 70 del 1999 e successiva sentenza, per garantire continuità didattica e relazionale. Lo stesso valga per le lavoratrici e i lavoratori delle scuole dell'infanzia comunali. Inoltre, ora più che mai, la scuola deve educare all'ecologia, in modo che studenti e studentesse abbiano gli strumenti per poter ripensare e superare il modello capitalista ed estrattivista, costituendo un sistema realmente sostenibile. L'educazione ambientale non deve essere tenuta da enti colpevoli di devastazione ambientale in tutto il mondo. Vogliamo che aziende criminali come Eni sia proibito di entrare nelle nostre scuole. Vogliamo quindi una scuola pubblica, libera dalle logiche del profitto e che anteponga le competenze e la conoscenza per formare individui liberi con una conoscenza ben radicata, con una coscienza critica ben radicata. Ora più che mai, studenti e insegnanti, uniti nella lotta.